Radio Radicale, ben ritrovate, ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità. Oggi ancora in esterna con un ospite particolare, Grazia Di Michele. Benvenuta su Radio Grazie, Radicale. grazie, è un enorme piacere. Ho ascoltato la vostra rassegna stampa tutte le mattine quando viaggiavo in macchina, adesso un po' che non lo faccio più, viaggiare in macchina, dico, però mi avete tenuto veramente tanto compagnia, non solo in radio. Oggi sarà uno scambio reciproco perché Poesie di carta è il tuo ultimo spettacolo, un omaggio particolare ad un'artista sarda da un'altra artista, da una cantatrice quale sei. Marisa Sannia è conosciuta per diversi aspetti della sua carriera, è prematuramente scomparsa per una malattia incurabile. E io oggi, quando insomma, stavo per raggiungerti il luogo che hai scelto, la tua insomma, abitazione, ho avuto l'impressione adesso la prova, di trovarmi di fronte ad una donna, ad un'artista anche impegnata nel sociale, che vuole congiungere ciò che è visibile, ciò che non è visibile. Ecco, raccontaci perché questo nuovo spettacolo, che cos'è Poesie di carta. E perché hai scelto l'artista Marisa Sannia? Non so se ho scelto io o se mi ha scelto lei, perché c'è stato un disegno proprio del destino, forse qualche tempo fa doveva essere inaugurata una mostra al nord su Salvador Dalì e García Lorca. Il curatore della mostra mi chiese di presenziare all'inaugurazione, magari cantando uno, due o tre brani di García Lorca. Io gli dissi: ok, mi devo informare un attimo perché non è materiale che conosco. E lui mi disse: guarda, fai una cosa, comprati questo disco che si chiama Rosa de Papel, che è un disco di canzoni scritte da Marisa Sannia e García Lorca. Cioè, Marisa Sannia aveva musicato i versi del poeta. A quel punto io l'ho fatto arrivare e c'è stato il colpo di fulmine, perché ignoravo, e tutti forse ignorano, perché questo disco è uscito postumo, ma uscito senza, non è che ci sia stata promozione o che qualcuno ci abbia lavorato affinché venisse in qualche modo conosciuto. E quindi l'ho ascoltato, c'è stato il cosiddetto colpo di fulmine, ho detto: ma com'è possibile che una cosa così bella e così preziosa, che purtroppo non ha visto la luce, perché come dicevi tu, Marisa, è scomparsa poco prima che finisse questo lavoro. Lei aveva addirittura per 3 anni della sua vita lavorato su un copione teatrale che si chiamava appunto Rosa de Papel, e anche quello non ha mai visto la luce. E dico: non è possibile che tutto questo resti nell'ombra. Quindi ho chiamato il marito, mi sono fatta dare il numero del marito di Marisa, che è stato estremamente gentile, Antonio, abbiamo parlato a lungo. E in qualche modo mi ha dato l'esclusiva di questo copione, di questo Rosa de Papel, che è un copione che lei aveva scritto proprio per presentare questo disco. E a quel punto ho cominciato a cercare i suoi musicisti. E quindi sono andata in Sardegna, ho conosciuto il suo produttore, il suo arrangiatore storico, che aveva curato i suoi ultimi lavori, che non sono soltanto i Rosa de Papel teatrale e discografico, ma anche due dischi, Mela Granada, che era un disco in cui lei aveva musicato i versi di un poeta sarda, e un altro, Vento de Sue, Vento e de Su Mare, che lei aveva invece dedicato ad un altro poeta sardo. E quindi a quel punto ho creato uno spettacolo prendendo un po' di brani sardi. Gran parte di questi brani che lei aveva scritto per García Lorca, e ho messo insieme tutto il suo amore per la poesia, tutto il suo ultimo lavoro
da cantautrice e da musicista, dedicato ai versi di bellissimi, di poeti importanti. Il tuo legame con la Sardegna è forte. Tu hai avuto legami autentici con artisti sardi che ti hanno fatto conoscere la cultura, le Sì. tradizioni, le storie tipiche, tipicamente dell'isola. Ecco, cosa hai voluto in particolare in questo spettacolo riportare di questo legame forte che hai, oltre quello che hai appena descritto? Come dicevi tu, io ho fatto degli incontri importanti in Sardegna e la Sardegna la puoi vivere come un luogo da vacanza perché è splendida nella sua natura, nei suoi paesaggi, ma la puoi anche approfondire e conoscere dal punto di vista proprio della sua cultura. E l'incontro fatale è stato con Pinuccio Sciola, lo scultore che faceva cantare le pietre, che fa cantare le pietre, purtroppo anche non c'è più Pinuccio, ma è stato un incontro illuminante perché è stato lui che, mentre andava a cercare le sue pietre sonore, per la Sardegna, mi ha fatto conoscere dei luoghi, meravigliosi, dei posti pieni di storia, di cultura, di riti. E, nello spettacolo di Marisa, tutto questo si sente nelle sue canzoni, perché i poeti sardi che lei ha musicato in realtà raccontano storie importanti di questo tipo. E quindi ho cercato proprio quelle canzoni che si legassero alle storie della sua terra. E anche musicalmente sono dei brani, che si legano ovviamente molto di più alla sua terra d'origine. Ecco, il debutto di Parole di Carta sarà il 12 Sì. gennaio al Teatro Golden di Roma. Le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Radicale ti conoscono come cantante, come autrice, un'insegnante attiva nel mondo della sperimentazione e nel sociale. Ecco, prima di iniziare questa particolare conversazione, hai richiamato come il tuo essere artista ha sempre navigato in un ambiente sui temi un po' scomodi, quindi un artista, una professionista attenta alle dinamiche sociali. Ecco, il peso, il valore delle parole come le immagini nell'arte sono importantissime. Ecco, che esercizi ti consiglieresti magari alle giovani e ai giovani che sono in perenne circolazione oggi più che mai? Visto che il rapporto tra la parola e l'immagine è attuale e ricco di implicazioni, questo magari mi viene un po' da chiedertelo perché tu hai avuto questa esperienza, lunga esperienza anche come insegnante, come professoressa in un talent, quello Ce l'ho tuttora, insegno, non ho mai smesso di insegnare. di anche insomma, pubblico, insomma, quindi come lo spettacolo, il talent di Amici. Ecco, questo aspetto. Allora, innanzitutto io faccio dei corsi per esempio per cantautori, per cantautrici e addirittura in questo momento ci sono 22 cantautrici che seguo perché sto lavorando molto sulla canzone d'autore al femminile perché è una strada bella da percorrere con queste ragazze che sono talentosissime e piene di creatività e di sensibilità. E quando tu parli del peso della parola per un cantautore o per una cantautrice è fondamentale capire che cosa puoi fare con le parole, no? Nel senso che sì, molte volte si parla solo di se stessi, il cantautore è uno che racconta il suo vissuto, le sue emozioni, il suo modo di vivere la vita, di vivere l'amore, poi guarda magari poco fuori. In realtà guardare molto fuori è un arricchimento. Per poter anche affrontare delle tematiche importanti e per poter sensibilizzare
con la musica, come spesso e tante volte è successo. Questo è il motivo per cui io tante volte ho affrontato attraverso delle canzoni tematiche come l'ecologia, gli sbarchi clandestini, l'omosessualità, l'identità di genere, i pregiudizi, la condizione della donna sempre, perché io ho iniziato negli anni 70, alla fine degli anni 70, con un primo disco che si chiamava Cliché. Periodo in cui io militavo nel movimento femminista insieme a mia sorella Ioanna, con la quale scrivevo canzoni, e quindi tutta l'inizio della mia produzione è proprio su questo, cioè sul capire come le realtà che noi stavamo vivendo potevano diventare un veicolo poetico, ma anche un veicolo di sensibilizzazione. Da allora ho continuato, non ho mai smesso. Questo non vuol dire che io non possa o non voglia parlare d'amore o parlare di altre cose. Io continuo a parlare di quello che vedo e che sento, però continuo a pensare che la musica può essere, tra tante forme di arte, una forma di comunicazione importante. Ecco, parole di carta richiamano sicuramente il valore Sì. delle parole. E Marisa Sannia è stata definita artista di forte carattere e al tempo stesso di umiltà e riservatezza. La ritieni esatta come definizione? E se hai cercato, avete cercato di trasferirla al pubblico, un pubblico che forse, vabbè, questo lo scoprirai, insomma, lo scopriremo, di Marisa Sannio sa poco o nulla. Guarda, io ti dico la verità, ho fatto proprio un passo indietro in questo spettacolo, nel senso che non ho pensato, sì, però devo prendere le sue canzoni, ma imporre la mia personalità, il mio carattere. Innanzitutto ho scoperto che c'è un comune denominatore fra noi due, quella che tu chiami riservatezza, è proprio un modo di vivere la vita, ma di vivere anche la professione. Non abbiamo avuto bisogno di grandi stratagemmi comunicativi per fare quello che abbiamo fatto, quindi ho trovato questa compostezza, non so come chiamarla, eleganza, non voglio dire che io sono, lei era molto elegante, può darsi che ci sia nel nostro modo di porci qualche cosa che ci accomuna molto. Quando dico che ho fatto e faccio un passo indietro è perché io ho rispettato e cerco di rispettare completamente le sue intenzioni, il suo intento espressivo, il suo intento comunicativo, ma anche la sua scrittura e il peso che lei ha dato a quelle parole. E quindi io non ho fatto arrangiamenti diversi, non ho fatto melodie vocali diverse, io ho rispettato esattamente il lavoro che ha fatto Marisa e vorrei che fosse lei e sarà lei a venire fuori con la sua straordinaria capacità di musicista e di autrice. Dopodiché è chiaro, ci metterò del mio, nel Certo. senso, innanzitutto del mio ci metto l'amore per questo progetto. Io sento che Marisa è vicina, la sento, sento che in qualche modo c'è una presenza costante, non so come la vogliamo chiamare, perché quando le cose riescono contro tutto e contro tutti, compreso questo spettacolo del 12, dove mi hanno detto tutti, ma lascia perdere, in questo momento la gente ha paura, il Green Pass è rafforzato, le persone non verranno, e chi te lo fa fare? Io ho detto, le cose devono andare come vanno, e sono andate da sole, alla fine io questo spettacolo lo farò e lo faccio perché io non è che non avrei altro da fare, è proprio la voglia, la gioia di far conoscere a chi non sa la meraviglia di questo lavoro che ha fatto Marisa. Ecco, Marisa Sannio ha lasciato scritto: la poesia non si legge con gli occhi, si legge con la voce. Gli occhi ci aiutano a decifrare l'orecchio, a sopprimere il ritmo, ma la voce ci dà la possibilità di ricrearla. Come avete cercato di tradurre questo profondo concetto nel vostro spettacolo? Nell'unico modo possibile, che è quello che io insegno sempre ai ragazzi, bisogna sempre capire perfettamente la parola, bisogna capirla per poterla esprimere correttamente e per non esprimere un altro intento. Ricorrere sempre alla conoscenza
se si può e come si può, dell'intento dell'autore. E quindi io attraverso Marisa mi sono fatta un lavoro su Lorca. Se c'è una canzone che si chiama He cerrado mi balcón, che chiede di non chiudere il balcone nel momento in cui si muore perché si vuole vedere la vita, io cerco di capire qual è stato. Ho fatto tutto un viaggio a ritroso attraverso le canzoni nella vita di Lorca, così come l'ho fatto, perché io cerco sempre di capire cosa c'è nell'animo di chi scrive. Mi farò aiutare da delle immagini, perché in tutto questo io ho due validissime collaboratrici che si chiamano Valentina Calvani e Fabiana Iacolucci, che sono due designer. Quindi abbiamo trovato delle immagini che si sposano perfettamente con il senso di queste canzoni, che cambieranno. Quando le canzoni cambieranno, perché anche guardare un'immagine, io tradurrò in parte queste poesie perché non tutti conoscono il sardo e lo spagnolo, e poi la musica farà da padrona. Mi vanto di saperlo riconoscerlo il sardo Tu per le lo mie origini, conosci? quindi La sarà anche cosa, molto ma bello è bellissimo, è poterla. musicale. La cosa strana è che io non ho fatto nessuna fatica a impararlo a memoria, stranissimo. Perché io non ho questa capacità di parlare tutte le lingue, poi il sardo è una lingua sua proprio precisa, tu lo sai, però non ho fatto nessuna fatica a impararlo, perché lo sento molto musicale, è veramente tanto musicale. Quindi l'unico modo possibile è questo, cioè cercare di dare il giusto peso alle parole, di capire bene qual è l'intento di chi ha scritto un verso oppure una poesia. Ecco, il suono della lingua, la magia della parola portano sul cammino della poesia tra memoria e sogno. Si potrebbe dire che, non lo so, raggiunta una piena maturità artistica, il tuo obiettivo è quello di cesellare attentamente e pazientemente suoni e parole come parte di una sintonia e di una sinfonia. Sì, diciamo allora così, io parlo tanto e dico tanto, no? Nel senso che ho detto tante cose, ho visto tante cose, le ho raccontate e continuo a farlo. Però ultimamente, per esempio, ho scritto un brano che dura 10 minuti, ha pochissime parole, che si chiama Madre Terra, e che è una lettera d'amore alla Madre Terra, e mi sono resa conto che ho asciugato, che non c'era bisogno di dire tanto, perché poi era importante dire due concetti. E li ho ripetuti all'infinito come se fossero un mantra, no? E ho capito che tante volte noi ci nascondiamo dietro le parole. E se sembra che attraverso le parole noi vogliamo comunicare e dire delle cose. In realtà abbiamo questa verbosità che ci impedisce di dire quella o quelle poche parole che avrebbero senso. E quindi anche in questo concerto di Marisa. Ci sono immagini, sono tante immagini. Poi Lorca scriveva a immagini, ma non solo lui, anche gli altri poeti. E sono delle immagini, sono due parole che dicono tutto. Io quando lavoro con i miei allievi dico sempre: provate a pensare, no? Se voi leggete una riga e in una riga c'è scritto nella canzone dei vecchi amanti, una casa senza culla, non avete bisogno di leggere nient'altro. Perché la casa senza culla nella canzone dei vecchi amanti è tutto, cioè è la storia di chi non ha progettato il futuro perché non lo poteva progettare, ha avuto bisogno di quattro parole. Allora non ci riempiamo di parole, riempiamoci di quelle immagini e quelle poche parole che possano raccontare. Forse ho asciugato e sto asciugando, sì. Una personalità molto forte, la tua, una personalità molto forte, quella di Marisa Sannia, lei non invadente, non arrogante. C'è un episodio che mi è venuto in mente quando nel 69 le suggeriscono di sposarsi in chiesa perché il suo pubblico non avrebbe gradito le nozze soltanto in municipio. Marisa Sannia aveva dichiarato: allora ognuno vive come crede, segue la religione che gli piace, io sono fatta così e chi mi vuol bene deve accettarmi come sono. Ho paura della morte perché mi dispiace che tutto finisca per sempre, ma la favola dell'inferno e del paradiso mi fa sorridere. Ecco, tu che
rapporto hai con, diciamo, l'abbandono della terra, quindi che rapporto hai con la morte, che rapporto hai con la sofferenza e con il dolore. Allora, io non sono una persona che vive nella paura della morte e quindi che si fa condizionare dalla fine della vita e dal terrore che tanto tutto finisca. Non sono mai stata così, non lo sono tuttora. Ovviamente dirò una banalità, ho paura di soffrire e ho paura più che altro che soffrano le persone che ho vicino, questo sicuramente. Ma ho accompagnato tante persone quando si vive tanto, cioè io non sono più una bambina, quindi nella mia vita ho perso tante persone e quindi ho fatto amicizia a un certo punto con la morte, nel senso che tanto è una situazione ineluttabile. Quello che penso riguardo a quello che voi fate con la vostra associazione è che fate una cosa straordinaria. Perché noi stiamo parlando di vita, quando la vita non è più vita, è inutile parlare di vita, cioè si parla di un simulacro, di qualche cosa che non c'è più, e allora laddove esiste una impossibilità di recupero, laddove esiste soltanto una sofferenza e dove non si può purtroppo pensare o sperare di cambiare questa condizione, io credo che le vostre battaglie siano sacrosante. Perché ognuno deve essere libero e la libertà dovrebbe essere alla base della nostra esistenza, sempre laddove non lede il prossimo, di decidere della propria vita, della propria esistenza, ma anche della fine della propria vita quando questa non lo è più. Quindi io ho fatto un bel testamento, me lo sono messa sul computer dove tutte queste cose le ho scritte, sull'accanimento terapeutico, su. L'ho fatto, mio figlio lo sa, che c'è alla T di testamento, cioè, ecco, ma semplicemente perché io ho il terrore, io sono musicoterapeuta, io ho lavorato nei reparti di terapia intensiva, l'ho fatto co proprio come dovevo farlo, perché noi dovevamo portare un tot di ore supervisionate per poter prendere la laurea, il diploma di musicoterapia. E quindi io sono stata vicino tante volte a delle condizioni di passaggio, diciamo. E quindi, sai, anche lì quando cominci ad entrare in rapporto con la sofferenza, poi alla fine i tuoi valori cominciano a muoversi, no? Io poi sono atea. E quindi non ho il problema della vita sacra e difendere e proteggere a tutti i costi la sacralità della vita che ci è stata data. Quindi io ne faccio un discorso semplicemente etico, laico e giusto, a mio parere. La libertà di decidere della propria esistenza e della non esistenza quando non ci sono prospettive. Nel momento in cui hai preso contatto con il marito di Marisa Sannia, lei è morta ovviamente per una malattia inguaribile, hai ritrovato traccia in quello che poi ti è stato consegnato di questa sottrazione di vita e di giorni, magari in dei testi, in dei documenti di lei, dell'artista sarda? Allora, Marisa, quando ha scoperto di avere il male che aveva, aveva già perso una mamma e una sorella per lo stesso male, e quindi quando ha capito, si è chiusa completamente e quindi ha abbandonato. Questo è un altro motivo per cui questo spettacolo che lei aveva creato e messo su con tanto amore e su cui aveva lavorato per 3 anni, Rosa de Papel, si è interrotto in maniera traumatica. E Quindi un questo, incompiuto, cioè come se fosse una sì, sorta di incompiuto. e io c'è una frase che mi ha detto il marito che mi commuove ogni volta che ci penso. Mi ha detto: io sono sicura che Marisa vorrebbe che ce l'avessi tu. E questa è una cosa che mi ha colpito profondamente. Perché non lo conoscevo il marito di Marisa.
L'ho solo Quindi sei chiamato. stata scelta in qualche Sì, modo. io veramente quando ti dico non mi sono andata a cercare a tutti i costi di fare questa cosa, è successo tutto, dal museo, da io mi faccio arrivare il disco, io che mi faccio dare il numero del marito, io che chiamo l'agenzia sarda, la CEDAC, dicendo voglio fare questo spettacolo e mi aprono le porte, io che trovo il suo grande collaboratore Marco Piras. Che aveva una voglia matta di ritirare fuori questa cosa, i suoi musicisti. È stato tutto troppo, è tutto troppo perfetto, no? E il marito che mi dà l'esclusiva di questo copione, è tutto troppo perfetto. Quindi in qualche modo io ogni tanto penso che ci sono dei disegni che non c'entrano con il divino, non so In con cosa qualche c'entrano. modo, come se fosse un copione scritto dalla stessa Marisa Sannia, sembrerebbe, no? Quella sorta Sembrerebbe, di. sì, che poi è finito tra le mie mani io. Ho in casa i suoi vocali, ogni tanto mi sento i suoi vocali, e mi vedo il suo copione con tutte le sue scritte, con tutti i suoi pensieri, con le sue riflessioni. È una cosa bellissima, veramente Quindi bellissima. si può magari dire che Marisa Saneo parte dalla Sardegna, dall'isola, per andare in continente, dall'isola però poi non si stacca e quindi ci ritorna e poi invece in qualche modo attraverso te ritorna Sì. Io in continente forse, per poi dopo il 12 che avrò delle date in è Sardegna a gennaio, in Sardegna, sì. a Macomera, a Oristano, a San Gavino, quindi noi riprendiamo questa tournée in Sardegna che è iniziata a San Teodoro, a settembre abbiamo fatto un debutto e l'amore per lei è grande, però non era mai successo niente. Era successo che avevano fatto forse una o due serate in memoria di Marisa. E invece credo sia giusto darle il riconoscimento che merita. Ecco, si comprende come adesso la scelta è ricaduta proprio su Marisa Sannia, ha spiegato benissimo perché proprio, è proprio lei. L'amicizia è qualcosa di particolare, qualcosa che si vive, si rinnova, l'amicizia è creatività, l'amicizia è molto. La tua sembra, è, come ci hai descritto, essere nata dopo, Sì. Sì. e cresciuta attraverso vocali, testi, tutto. E cosa vuol dire essere, amica, e che cos'è l'amicizia fuori dal tempo? L'empatia non ha niente a che vedere con la presenza, ha a che vedere con una comunione di pensieri, di idee, con un modo di amare e di apprezzare la vita in cui ti riconosci, un modo di non accettare l'omologazione, tutte le cose che io ho scoperto di Marisa che me la fanno sentire amica, sono delle cose che io conosco e riconosco in me, no? Questo non vuol dire che per essere amico di qualcuno tu debba essere simbiotico, ma vuol dire su un artista, quindi su una persona che aveva una sensibilità artistica, un po' come ce la posso avere io, riconoscere tante cose da sentirla vicina, come ti dicevo prima, e da sentire che è nata un'amicizia. E questa amicizia c'è, non è che perché Marisa non c'è più, non c'è l'amicizia, c'è un'amicizia forte, fortissima, forse molto più forte di quella che ho con persone presenti. E l'ho conosciuta di più, ovviamente, non la conoscevo prima, adesso l'ho conosciuta perché ho dovuto esplorare e scandagliare un po' il suo animo, no? Non l'avrei mai fatto prima. Una persona meravigliosa, era una persona meravigliosa. Ecco, è una persona Sì, meravigliosa. assolutamente. E siamo in conclusione, concludiamo come siamo partiti con Poesie di carta, lo spettacolo che avrà il suo debutto Al al Golden Golden, al Teatro Golden di Roma il 12 di 12. gennaio. Ecco, un messaggio tuo finale per. Così per spiegare in una battuta che cos'è Poesie di carta. Poesia di carta è veramente un tributo alla poesia, perché la poesia riesce a volte con poche parole a darci delle emozioni fortissime
e in qualche modo a tirare dentro qualche cosa che abbiamo e che non sappiamo di avere, qualche cosa che non avremmo potuto dire o saputo dire. A volte la poesia riesce a trovarla dentro di noi. Quando io leggerò le traduzioni di alcuni versi, sono poche cose che io ho scelto perché non posso certo leggere tutte quante le poesie, se no diventa un concerto lunghissimo. Però ecco, sono degli spunti di riflessione di qualcosa che ci riguarda e che noi non abbiamo trovato le parole per dirlo. E non è facile dirlo con la capacità e la maestria di poeti di questa natura come Federico García Lorca e i due poeti sardi. Grazie all'artista, grazie a Di Grazie a Michele te, per grazie, aver grazie a voi. accettato Io l'invito e quindi sarà molto bello ti vederti, aspetto. sarà molto bello vederti il 12 gennaio e ascoltare, vedere poesie di carta. Quindi grazie Grazie a davvero te, grazie davvero. e restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale. Ciao.